Ciao amici, buonasera a tutti. In questo video vi voglio parlare ancora una volta di come cercare di uscire dalla sofferenza. Un punto molto importante, come vi ho già detto, è la capacità di osservarsi mentre soffriamo e mentre proviamo emozioni negative. Cioè vuol dire che in quel momento dobbiamo cercare di interrompere la meccanicità, cioè la nostra naturale meccanica tendenza a essere invischiati in quella cosa che ci sta coinvolgendo e facendo soffrire. Cioè, non so come spiegarvelo. Noi, quando abbiamo un problema, una situazione che ci fa soffrire, siamo completamente dentro alle sabbie mobili, ok? Se ci rimaniamo dentro, ok, le abbiamo fino al collo e anche oltre. Allora, in quel momento lì bisogna fare un grandissimo sforzo e osservarsi come se fossimo un osservatore esterno. È l'unico modo, ok? Non viene naturale, è frutto di uno sforzo. E dovete farlo tutte le volte, non potete farlo una volta o due e pensare di essere degli illuminati. Il lavoro richiede sforzo, quindi, allora, se continuate a lamentarvi, continuerete tutta la vita a cincischiare, non ottenete nulla. Dovete avere uno sforzo regolare e costante. Solo con quello, ogni volta che voi vi sforzate, tentate di uscire dalla nostra abitudine meccanica a identificarci, a farci assorbire completamente dalla sofferenza, solo con questo sforzo riuscirete a fare il primo passo per uscire dalla sofferenza, per iniziare a soffrire un po' di meno. Finché poi, ovviamente, chiaramente per chi arriverà a un punto, come dire, del percorso molto evoluto, si può arrivare a vivere sereni e con un proprio centro di gravità permanente, ok? Che non può essere scalfito. Però partiamo dall'ABC, ok? Bisogna iniziare in questo modo. Magari le prime volte vi dimenticate, è già un'ora che siete lì a soffrire e non vi siete ancora osservati. Va bene, ve ne ricorderete dopo, va bene lo stesso, la volta dopo ve ne ricorderete durante, piuttosto che un attimo prima di cadere nella disperazione, di cadere in quello stato di dolore. In cui, ripeto, non so come descriverlo, ma secondo me il modo migliore è proprio dire che noi ci siamo dentro. È questo quando Gurdjieff ci dice che ci identifichiamo con tutte le cose, situazioni, sentimenti. Compiere quello sforzo un attimo prima e guardarsi dall'esterno è fondamentale e va fatto. Fatelo, rifatelo e riprovate ancora. Anche se non ci riuscite, lo sforzo produce già dentro un qualcosa di importante. Lo sforzo non è andato a vuoto, ficcatevelo in testa. Quindi ogni piccolo tassello che voi mettete non andrà perduto. Però bisogna lavorare, quindi basta lamentarsi e poi nel prossimo video vi spiego un'altra cosa, sempre molto molto importante. Un bacione a tutti, carissimi, al prossimo video, iscrivetevi al canale, ciao!